La difficoltà principale che io ho avuto quando ho pensato di preparare questa lezione è che l'oggetto, l'ambito, il tema che mi è stato assegnato, che è esattamente introduzione al diritto amministrativo degli enti locali, è in realtà un tema sterminato. Sterminato, ma giusto per usare, come dire, un eufemismo. In realtà si tratta di come dire, una serie di ambiti anche distinti ed autonomi dal punto di vista dottrinari, di ambiti disciplinari diversi, dominati poi, voglio dire, da interventi normativi spesso non lineari nella loro produzione, nella loro successione, e con una difficoltà oggettiva, come dire, in un'ora e un quarto, il tempo che abbiamo a disposizione, che pongono una difficoltà oggettiva ad essere esauriti, o quantomeno anche soltanto affrontati nel tempo che abbiamo a disposizione. Io quindi ho fatto alcune scelte di metodo, alcune disciplinari, nel senso che tratteremo alcuni argomenti per lo più introduttivi e quindi alcuni aspetti della vita della pubblica amministrazione. I più generali, perché poi entrare nelle questioni specifiche vuol dire per l'appunto precipitare in un ambito molto tecnico dal quale è molto difficile poi insomma riuscire ad uscire in tempi così brevi. Quindi la prima scelta che ho fatto è stata questa. La seconda è di scegliere alcuni argomenti in qualche modo modulari. Io ne ho scelti 4-5 e io credo che potremmo anche scegliere insieme che cosa fare e che cosa no, nel senso che, fermo restando che poi le slide saranno, io ho lasciato le slide alla segreteria e quindi poi in qualche modo avrete, come dire, l'elenco degli aspetti che verranno trattati, l'elenco puntuale. Sinteticamente io farei prima una breve introduzione sul diritto amministrativo e sulla pubblica amministrazione, giusto per capire di che cosa stiamo parlando, e con una parte dedicata ai principi ai quali è informata l'azione amministrativa, i principi che reggono l'ordinamento amministrativo e che dai quali in qualche misura tutto discende, insomma anche le norme poi specialistiche e anche gli ambiti specifici. Quindi fatta questa prima introduzione, io ho ipotizzato di fare un modulo sull'azione amministrativa, la 241 del 1990, che è una legge che immagino conosciate anche soltanto per averla sentita nominare, è un provvedimento normativo che in qualche modo stabilisce delle tutele minime per il cittadino che si rivolga alla pubblica amministrazione dalle quali è difficile derogare, che ha introdotto degli istituti con i quali si ha quotidianamente a che fare, quindi è forse, come dire, la legge che introduce la parte del diritto amministrativo più frequentemente utilizzabile dalle persone, da chi ha contatti con la pubblica amministrazione non necessariamente frequenti, anche sporadici. E poi c'è una parte sull'ente locale, forse quello più prossimo ai cittadini, che è il comune, con alcune considerazioni sulle competenze, sugli organi, su questo genere di discussioni, e un'ulteriore parte sulla responsabilità del pubblico funzionario, sulla responsabilità di chi eserciti pubbliche funzioni, e non sempre questo vuol dire che si tratta della responsabilità di chi sia un dipendente pubblico. L'esercizio della pubblica, questo è molto chiaro alla Corte dei Conti quando deve stabilire la propria giurisdizione soggettiva, estende il proprio sindacato agli atti posti in essere da tutti coloro, pubblici o privati, che si trovino in modo occasionale o, come dire, permanente, ad esercitare una pubblica funzione. Alla fine c'è quel case history che mi hanno chiesto di presentare, che è una cosa molto particolare che ha riguardato Brescia e che ha a che fare con alcuni temi dell'azione amministrativa, che sono il diritto urbanistico, il diritto degli appalti, insomma una questione complessa però
in realtà molto semplice poi da spiegare questo, insomma, perché si tratta di un'iniziativa che poi è riuscita ad arrivare alla fine in modo positivo. Quindi questi sono gli argomenti che io tratterò. Partirei con la prima parte, la parte introduttiva, e chi si sentisse di avere degli chiarimenti, lo possiamo fare dopo o durante l'interlocuzione, insomma adesso vediamo senza grossi problemi. Partirei con la prima parte, con la parte introduttiva, e poi vediamo se proseguire secondo questa scaletta o meno. Allora, innanzitutto il diritto amministrativo è quella disciplina che si occupa di regolare l'organizzazione, i mezzi e le forme dell'attività della pubblica amministrazione, quindi l'organizzazione, il modo in cui la pubblica amministrazione si organizza e si articola, i mezzi, gli strumenti e le forme, l'azione amministrativa ad esempio, dell'attività della pubblica amministrazione, nonché i rapporti tra la PA e gli altri soggetti dell'ordinamento, sia nel caso in cui la PA agisca come autorità, sia quella in cui agisce come un qualsiasi soggetto privato. La pubblica amministrazione può fare entrambe le cose. In entrambi i casi è oggetto di studio da parte del diritto amministrativo e quindi è oggetto di normazione, di regolamentazione puntuale. A volte la pubblica amministrazione si pone rispetto al privato cittadino esercitando e spendendo il proprio potere autoritativo, cioè la propria autorità. In questo caso il rapporto è un rapporto in qualche modo sbilanciato, nel senso che delle due c'è una delle parti che ha un potere che l'altra parte non ha. Da una parte c'è il potere di adottare dei provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica della parte privata, e dall'altra c'è un potere di controllo e di sindacabilità degli atti che vengono posti in essere, ma è comunque una situazione in cui i livelli sono due e sono diversi. Ci sono poi circostanze nelle quali la pubblica amministrazione agisce come un qualsiasi soggetto privato, cioè si pone e pone in essere degli atti giuridici, dei comportamenti e delle condotte giuridiche che però sono prive dell'autorità di cui si parlava prima. Io nella presentazione prima ho detto che io mi occupo di appalti, e di ambiente. Mi viene semplice fare un esempio che può essere molto chiaro e che peraltro segna anche delle differenze dal punto di vista, quindi, della giurisdizione, cioè dell'autorità giudiziaria che poi esercita il controllo su queste condotte. Nell'ambito degli appalti esiste tutta una procedura pubblica nella quale la pubblica amministrazione è una stazione appaltante ed esercita il proprio potere di stazione appaltante, stabilendo le regole, nell'ambito evidentemente della legge, stabilendo le regole dell'affidamento e dell'aggiudicazione di un contratto e gestendo la fase di valutazione delle offerte, gestendo la fase di gestione della gara, e la procedura arriva fino all'aggiudicazione definitiva. Ecco, in tutta questa prima fase, per l'appunto, la stazione appaltante esercita i propri poteri, esclude, se ritiene che non ci siano i requisiti per poter partecipare alla gara, il concorrente che ne è privo, ammette, fa valutazioni, esercita la propria discrezionalità, cioè decide cosa è giusto e cosa è sbagliato, motivandola, insomma, impiega e importa tutti i principi che poi vedremo per tutelare l'interesse pubblico, che in una gara è l'interesse a affidare l'offerta qualitativamente ed economicamente migliore al soggetto che sia in grado di garantire questo tipo di risultato. La gara finisce ad un certo punto con l'aggiudicazione definitiva, la cosa va in porto, non ci sono ricorsi, o se ce ne sono poi questo è un altro problema, però si arriva poi ad un punto che è il momento in cui la pubblica amministrazione sottoscrive il contratto di appalto, cioè chiama l'appaltatore che è stato selezionato con una gara pubblica e sottoscrive con lui il contratto di appalto. Il contratto di appalto è un contratto regolato dal diritto amministrativo con alcune tutele, con alcune garanzie particolari, ma è a tutti gli effetti un contratto. Nell'ambito del rapporto contrattuale, la pubblica amministrazione si vincola alle condizioni contrattuali ed è tenuta alla buona fede con la quale ogni contraente gestisce, costituisce, regola i propri interessi contrattuali. Fino al momento dell'aggiudicazione, le patologie
dell'azione amministrativa sono oggetto di valutazione del Tribunale amministrativo, dal momento in cui vi è la sottoscrizione del contratto, la palla passa al Tribunale ordinario. Il Tribunale ordinario giudica privati cittadini che esercitano dei diritti soggettivi. E quindi, ad esempio, quando l'appaltatore stabilisce che il prezzo dell'appalto deve essere variato perché ha posto delle riserve e perché ci sono dei sovracosti che devono essere attribuiti e addebitati all'ente pubblico, se l'ente pubblico non è d'accordo sul contenuto di questa riserva, si finisce davanti al giudice civile. Il giudice civile, naturalmente ferma restando la diversa legge che viene applicata, perché anche la parte di esecuzione poi è oggetto dal regolamento dei lavori pubblici, quindi di un atto che nasce nell'ambito del diritto amministrativo, però tratta questa controversia come tratta le controversie ordinariamente proprie del diritto civile. E quindi la pubblica amministrazione non può più avere la pretesa che le cose vadano come lei pretende, pretesa che invece ha, pur soggetta a controllo, nella fase precedente. Quindi potere autoritativo o azione iure privatoria. La pubblica amministrazione cos'è? Se questo è il diritto amministrativo, la pubblica amministrazione è in senso oggettivo l'attività, l'azione amministrativa, che è politica e amministrativa. Cioè è pubblica amministrazione anche il presidente della regione che decide con un atto di programmazione di arrivare ad un atto normativo nella quale stabilisce alcune priorità in materia di sanità, di educazione, eccetera, eccetera. Anche se gli atti generali poi sono atti, le leggi regionali, le leggi nazionali, sono leggi che poi non vengono impugnate, non vengono sindacate. Qui la responsabilità è politica e ci interessa meno. Ci interessa di più l'atto, come dire, esercizio di una discrezionalità di tipo amministrativo. L'attività politica deve essere diretta alla cura concreta degli interessi pubblici. Interesse pubblico è un po' il mantra, un po' la parola che ci accompagnerà, perché interesse pubblico è l'obiettivo finale della pubblica amministrazione, la tutela e la cura e la gestione dell'interesse pubblico. Posta in essere in base alla legge e rispetto ai fini della stessa legge, poi vedremo che il principio di legalità è fondamentale, e in senso soggettivo insieme delle strutture costituite per lo svolgimento di funzioni amministrative. E la pubblica amministrazione, non c'è una norma che introduca una definizione di pubblica amministrazione, quindi non c'è nel testo unico degli enti locali non si dice pubblica amministrazione questo e quello. Ogni provvedimento nell'ambito del diritto amministrativo tende a gestire un ambito disciplinare, a tutelare un tipo di procedimento e arriva ad una definizione di pubblica amministrazione. In assenza di, come dire, elementi normativi positivi, la giurisprudenza ha valutato una serie di indici che possono essere utilizzati, per cui si suppone che sia amministrativo, che sia la pubblica amministrazione quel soggetto nel quale esiste un sistema di controlli pubblici, in cui vi sia una partecipazione dello Stato o di un altro ente pubblico alle spese di gestione, che sia costituito su iniziativa pubblica. Poi, questo è necessario perché c'è l'80% dei soggetti che di fatto costituiscono la pubblica amministrazione sono, come dire, risaputi. Nessuno si pone il problema di chiedersi se il comune piuttosto che un ospedale pubblico sia o non sia un ente pubblico. Però ce ne sono altri, soprattutto in un periodo in cui la costituzione di soggetti di tipo associativo, di tipo anche societario, è proliferata, che ponevano un problema rispetto alla natura pubblico-privata, e questo è stato risolto dalla giurisprudenza in questo modo. Ci aiuta molto però la previsione normativa specifica. Testo unico, il decreto legislativo 165 del 2001, che sono le norme generali sull'ordinamento del lavoro e delle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il decreto che stabilisce le regole con cui viene gestito il pubblico impiego privatizzato, cioè il pubblico impiego in questo momento previsto dal nostro ordinamento, e qui invece l'elenco c'è, un elenco abbastanza puntuale. Lo scorro sono tutte le amministrazioni dello Stato, quindi ministeri, dicasteri, gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado pubbliche, naturalmente, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato d'ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, quindi le università sono soggetto pubblico per quel che ne pensa nel decreto legislativo 160, il che vuol dire che tutti i dipendenti sono, a tutti i dipendenti si applica poi il decreto legislativo 165 del 2001, le camere di commercio,
le loro associazioni, gli enti pubblici non economici. Gli enti pubblici economici non sono enti pubblici, non sono pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 165. Tant'è vero che gli istituti autonomi case popolari sono considerate pubblica amministrazione, le ALER, che sono i soggetti che in Lombardia hanno sostituito gli IACP, non lo sono perché sono enti pubblici economici e quindi ai dipendenti dell'ALER non si applica il decreto legislativo sul pubblico impiego privatizzato. Adesso poi qui ce ne sono altre, le vedrete, il senso è di dire che però, come dire, per una serie di approssimazioni, con una serie di interventi normativi, l'ambito soggettivo della pubblica amministrazione in qualche misura è stato definito, è stato riconosciuto. Ecco, questa si vede forse poco, questa è la definizione che c'è nell'articolo 3 del codice degli appalti. I testi normativi che forse troverete più frequenti nella presentazione sono sostanzialmente la 241, ne parlavamo prima, il testo unico degli enti locali che è il decreto legislativo 267 del 2000, sono tutti i riferimenti che poi sono riportati nella presentazione, e il codice degli appalti, decreto legislativo 50 del 2016, che ha sostituito il precedente codice degli appalti che era il decreto legislativo 163 del 2006, dopo 10 anni di onorata carriera e 500 correzioni da parte del Parlamento. E quindi nell'articolo 3, l'articolo 3 è un esterminato elenco di definizioni che consentono di applicare il codice degli appalti. Si tratta anche della definizione di quali sono quei soggetti che, appartenendo alla pubblica amministrazione, non possono comprare servizi, forniture e lavori come un privato a propria discrezione, ma devono utilizzare le regole previste nel codice degli appalti. E qui la slide c'è per vedere che non è esattamente coincidente. Tant'è vero che qui, e questa è una notazione che facevo anche prima a proposito della Corte dei Conti, è previsto che venga considerato pubblica amministrazione anche quel soggetto che sia un privato, ma che sia nelle condizioni di gestire un interesse pubblico. Ci sono casi particolari nei quali nella nostra disciplina in materia di appalti un privato è legittimato a gestire e indire una gara d'appalto pubblica perché è nell'ambito di uno strumento urbanistico particolare ha questa possibilità. E quindi ci si sta dicendo una cosa che la scuola di sussidiarietà credo ripeta da molto, che dal punto di vista normativo non è mai stata formalizzata in modo, non è mai stata celebrata, è stata formalizzata. Cioè il carattere pubblico, che è sostanzialmente la cura e la tutela dell'interesse pubblico, non dipende soggettivamente da chi lo pone in essere. Come dire, è un elemento oggettivo, ha a che fare con quel che fai. Anche un privato può esercitare una funzione pubblica. Lo Stato se ne accorge quando deve vincolarlo, cioè quando deve applicare al privato che esercita una funzione pubblica le norme che devono rispettare tutti i soggetti pubblici. Allora in quel momento, come dire, la considerazione del fondamento e poi del principio di sussidiarietà forse è più chiaro anche dal punto di vista normativo. Ma è meno chiaro poi quando in positivo si tratta di stabilire che ferma questa condizione poi anche ciò che è fornito da un soggetto privato a tutela e cura di un interesse pubblico poi può meritare, come dire, la qualifica di servizio pubblico. E questo è un altro paio di maniche. Perfetto. Quindi se soggettivamente la pubblica amministrazione a grandi linee è quella nebulosa nella quale ci sono tutti questi soggetti, gran parte dei quali individuati in modo assolutamente chiaro e indiscutibile, e se, l'attività amministrativa, la pubblica amministrazione in senso oggettivo è l'attività tesa a tutelare un diritto pubblico, prima di entrare nelle norme specifiche io farei una veloce carrellata dei principi che regolano la pubblica amministrazione, sia in senso soggettivo che in senso più prettamente oggettivo. No, questa è, come dire, una premessa che va fatta, perché io lo dicevo, è impossibile riuscire a trattare i singoli ambiti ordinamentali, però i principi sono questi. Cioè i principi che leggeremo adesso condizionano la 241, ma poi condizionano anche il codice degli appalti. Condizionano il codice degli appalti, ma poi condizionano anche la gestione della programmazione del territorio, l'adozione del PGT, ma poi condizionano anche
le implicazioni pubbliche del diritto ambientale, le bonifiche. Cioè, i principi sono questi. E la prima difficoltà è che questi principi sono in parte non scritti, in parte scritti nella Costituzione, in parte sono esplicitazioni dello spirito costituzionale che vengono tradotti e inseriti, normativamente inseriti nel nostro ordinamento attraverso provvedimenti legislativi, in parte provengono dall'ordinamento comunitario. Cioè l'origine dei principi pubblici è un'origine in qualche misura proteiforme, non è semplicissimo. Cioè, ci sono una serie di contesti che poi generano questa, ed è un'attività, come dire, per cui ex post si lavora per attribuire un significato poi a questi principi, cercando di coniugare il faro che dicevo prima, cioè la tutela e la cura dell'interesse pubblico, con le emergenze delle singole attività. E quindi comincerei con quelli posti dalla Costituzione. Articolo 95, la legge provvede all'ordinamento della presidenza del Consiglio e determina il numero di attribuzioni. Qui si parla di governo, diceva, è la legge che ci pensa a stabilire queste cose. Il 97, che fa un passo in avanti, dice: i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Tre principi, i primi tre principi sono fissati qui, e in particolare il primo, principio di legalità. Abbiamo detto prima: la legge provvede all'ordinamento secondo disposizioni di legge. La legge, il principio per cui l'amministrazione trova nella legge la fonte del suo potere, i fini della sua azione e il suo limite. La pubblica amministrazione è soggetta assolutamente e totalmente, come tutti, come anche l'altro potere dello Stato, che è il potere della magistratura, il potere giudiziario, alla legge, al potere legislativo. Io dico legge, si intende, che intendo l'esercizio del potere legislativo. La legge quindi è la fonte, non esiste un potere pubblico che non sia stabilito per legge. La pubblica amministrazione non può autoattribuirsi per via amministrativa poteri che la legge non gli conferisce. Secondo, la legge è l'indicatore dei fini. Quando la 241 stabilisce come deve essere fatta l'azione amministrativa, stabilisce quali sono gli obiettivi che debbono essere raggiunti. La legge si interpreta alla luce di questi obiettivi, che sono tutte, come dire, emanazioni della cura e della gestione dell'interesse pubblico. Terzo, la legge come limite negativo, principio di non contraddittorietà. Non si può, la pubblica amministrazione non può agire contro legge, non può arrivare ad adottare un provvedimento che sia contrario alle finalità e al contenuto della legge che istituisce quel potere. Tant'è che gli atti amministrativi si definiscono, quando sono annullabili e quando sono da rimuovere dall'ordinamento, illegittimi, cioè privi di legittimità. E il vizio, il primo, il principale, sono due fondamentalmente le categorie di vizi di legittimità, è per l'appunto la violazione di legge, l'altro l'eccesso di potere, che poi vedremo è una violazione di altri principi dell'ordinamento. Principio di buon andamento e imparzialità è il dovere di cura dell'interesse pubblico, sempre posto dall'articolo 97, nella maniera più immediata, conveniente e adeguata possibile. Cura dell'interesse pubblico, nella maniera più immediata, conveniente e adeguata possibile, poi fonderà il principio di efficacia, efficienza e economicità. Principio di imparzialità, l'ente pubblico è terzo, è imparziale, non parteggia, e quindi in senso oggettivo ha l'obbligo di ponderare tutti gli interessi coinvolti. Quando riceve un'istanza deve valutare l'interesse legittimo dell'istante, non c'è una contrapposizione, non c'è l'interesse pubblico che è contrapposto all'interesse privato. L'interesse privato può essere funzionale alla realizzazione dell'interesse pubblico ed è comunque legittimo. Quindi principio di imparzialità, in senso soggettivo divieto di disparità, e questo mi sembra assolutamente evidente. Qualsiasi norma che preveda la possibilità di una concessione di un'autorizzazione, di un beneficio finanziario, economico, dell'affidamento di un contratto, stabilisce l'assoluta identità degli istanti potenziali dei cittadini europei, insomma di tutti, degli operatori, rispetto all'applicazione della legge. Principio di sussidiarietà, io credo ne abbiate già parlato con il professor Colombo la settimana scorsa, quindi non vi sto a ripetere altre cose. Diciamo che è un principio che è entrato formalmente nella nostra
nel nostro ordinamento con la correzione dell'articolo 5, articolo 118 del COM in modo esplicito qualche tempo fa, ma insomma viene da lontano. Adesso vi risparmio tutte le, come dire, la parte, come dire, di introduzione filosofica al principio di sussidiarietà teologica, insomma. Resta il fatto che è presente nel Trattato dell'Unione Europea a Maastricht, all'articolo 5 paragrafo 3, ed è prima che fosse formalizzato, era, come dire, derivato da chi ne sosteneva l'esistenza, tra cui peraltro anche la Corte Costituzionale, dall'articolo 2 della Costituzione: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, richiede l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Quindi sia come singolo sia nelle formazioni sociali. Il principio di sussidiarietà però poi viene posto positivamente nell'ordinamento ed è previsto nell'articolo 118, titolo 5, ripartizione delle competenze tra regioni, province, comuni, Stato, insomma, tra enti pubblici e Stato centrale. E si dice che le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che per assicurare l'esercizio unitario siano conferite alle province, alle città metropolitane, alle regioni di Stato, sulla base del principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Il principio di sussidiarietà è posto e sarà precisato all'articolo 4 e riguarderà la ripartizione delle funzioni. Si dirà, attenzione, devono essere esercitate dal soggetto pubblico che è più prossimo. Questa è la sussidiarietà sostanzialmente verticale, insomma. E però mediato dal principio di differenziazione e dal principio di adeguatezza, che poi vedremo. L'articolo 4, che lo pone invece positivamente, dice: Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. Ok, va bene così, o sono troppo tecnico, troppo poco, devo fare... Ok, vado avanti? Perfetto. Il principio di differenziazione e il principio di adeguatezza che sorreggono, sostengono e consentono l'applicazione del principio di sussidiarietà dicono queste cose. Tu, Stato, poi stiamo sempre nell'ambito della sussidiarietà verticale, ma la sussidiarietà orizzontale non è espunta dalla nostra Carta Costituzionale e fa riferimento all'articolo 2. E dice, tu, Stato, puoi delegare le funzioni. Devi delegare le funzioni al comune, che è l'ente più prossimo, l'ente pubblico territoriale più prossimo ai cittadini. Attenzione, lo devi fare stabilendo il principio, applicando il principio di differenziazione, cioè nell'assegnare una potestà amministrativa si devono considerare le caratteristiche degli enti amministrativi riceventi, che sono demografiche, territoriali, associative, strutturali, fisiche, e il principio di adeguatezza, che stabilisce che l'entità organizzativa è potenzialmente titolare di una potestà amministrativa, deve avere un'organizzazione adatta a garantire l'effettivo esercizio di tale potestà. In applicando la sussidiarietà io non applico, non delego ad un comune una funzione che non sia in grado di gestire, perché non lo è, perché vi è meno il principio di adeguatezza, o che le caratteristiche fisiche, demografiche non rendono opportuno che io deleghi. A questo punto, come dire, la delega viene sussunta all'ente immediatamente superiore che presenti queste due caratteristiche. Nell'eccezione minima, il principio di sussidiarietà ipotizza che in tutti i livelli dell'esistenza umana le comunità predominanti e superiori non devono sostituirsi alle minori, non faccia lo Stato che quello che il corpo sociale che lo costituisce dimostra di sapere voler fare meglio, e questa è l'accezione per l'appunto minima, negativa. In senso positivo, lo Stato e le comunità predominanti hanno il dovere di aiutare a sostenere le comunità minori e il corpo sociale e i loro tentativi di conseguire il bene comune, che è l'interesse pubblico di cui parlavamo prima. Lo Stato, da produttore di servizi, abilitatore e facilitatore delle capacità delle società di autoprodurre, diventa un soggetto che certifica, che come dire, accredita e riconosce l'attività del privato. Principio di responsabilità. I funzionari dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, i funzionari vuol dire coloro che esercitano una funzione pubblica, sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi di responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. Quando si esercita una pubblica funzione,
che se sia un dipendente del comune X o che se sia l'ingegnere Y coinvolto nella commissione di una gara d'appalto che dura, con una commissione che dura 3 ore in un giorno, per quelle 3 ore si esercita una funzione di tipo pubblico e si assume questo tipo di responsabilità. L'atto di l'adozione di un atto amministrativo, l'esercizio di una condotta che eserciti una funzione pubblica può determinare contestualmente ciascuna di queste tre, direi quattro, responsabilità. Può non determinarne alcuna, io lo auguro a tutti, ma tecnicamente quando io partecipo all'esercizio di una funzione e faccio qualcosa, voi considerate che nell'ente pubblico tutto quello che si fa è soggetto ad una formalizzazione, nell'ente pubblico non esiste la sostanza, esiste la forma che diventa sostanza. Bene, quando io compio un atto, adotto un provvedimento, partecipo ad adottare un provvedimento, posso, divento responsabile, cioè rispondo degli effetti che questo provvedimento produce, ai sensi della legge civile, penale, amministrativa e se sono un dipendente pubblico pure dal punto di vista disciplinare. L'ingegnere, il consigliere comunale che partecipa all'adozione di una delibera del consiglio comunale, l'assessore che di un piccolo comune che fa altro per tutta la propria settimana e si occupa di altro, ma che nel momento in cui aggiudica un appalto, approva il PRG, si assume questo tipo di responsabilità. Tutti, articolo 24 della Costituzione, tutti possono agire in un giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Quelle responsabilità e, come dire, il merito dell'atto amministrativo sono oggetto di valutazione da parte del giudice. Tendenzialmente il giudice della pubblica amministrazione è il TAR, che fa valutazione di legittimità dell'atto amministrativo adottato, però capita di poter finire davanti al giudice civile, al giudice penale, al giudice contabile, a un comitato o all'autorità che gestisce l'aspetto, come dire, l'erogazione dei provvedimenti disciplinari in ambito del proprio ente. 133 primo comma, sempre della Costituzione, contro gli atti della pubblica amministrazione, e questo è il principio di sindacabilità, contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Principi generali, alcuni principi abbiamo detto sono posti dalla legge, la 245 a partire da quei principi generali che abbiamo detto e poi da altri che sono di derivazione comunitaria ne enuclea nell'articolo prima 5. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge, principio di legalità, è retta dai criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. 5. Quando dicevo prima, la legge, la 241 in questo caso, è l'origine, il limite dell'azione amministrativa e stabilisce i fini. La 241 si legge alla luce di questo primo articolo. Questi sono i principi che il legislatore intende attuare, secondo le modalità previste dalla presente legge e delle altre disposizioni, eccetera, eccetera. Anche nel codice degli appalti si parla di principi quali di economicità, efficacia, tempestività, concorrenza, libera concorrenza, e qui poi nell'ambito del codice degli appalti è stata introdotta questa novità, questa cosa delle linee guida dell'ANAC che hanno fatto molto discutere. Ad ogni buon conto l'ANAC in una delle linee guida poi ha indicato il contenuto di questi principi alla luce dell'applicazione della legge sugli appalti. Io ve le lascio, poi ne parliamo dopo, ma sono termini assolutamente equivalenti a quelli che diremo adesso, perché poi i principi sono enucleati giurisprudenzialmente, dottrinalmente, in modo abbastanza univoco. Principio di ragionevolezza, ecco, il principio più importante forse è un principio non scritto, non sta scritto da nessuna parte, hanno tentato di scriverlo ma poi non l'hanno fatto, discende dai principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento, ma dice qualche cosa di più, è il padre di tutti gli altri principi, è un principio assoluto, l'atto irragionevole tende ad essere un atto illegittimo. Ed è il suo nucleo essenziale, attiene al punto chiave dell'attività, il bilanciamento degli interessi. Lo dicevo prima, l'attività della pubblica amministrazione non è mai un'attività bloccata sulla difesa dell'ente pubblico, è un'attività che contempera
gli interessi, che bilancia gli interessi e che lo fa in modo ragionevole. C'è giurisprudenza, c'è dottrina. La ragionevolezza è il principio con cui si bilanciano qualitativamente gli interessi in gioco. Gli interessi del privato non sono meno meritevoli dell'interesse pubblico, sono un elemento che va in qualche modo, come dire, appunto bilanciato. Io credo che su questo punto potrebbe magari a qualcuno sorgere il dubbio che questo sia un buon principio, che sia una buona, come dire, una buona affermazione per l'appunto di principio, che però poi, voglio dire, le questioni si fanno serie quando si comincia a parlare degli altri principi, no? Trasparenza, segretezza, l'accesso agli atti, queste cose. Questo qui è poi un cappello introduttivo. Io direi mica tanto, nel senso che a me capita di andare a difendere stazioni appaltanti piuttosto che fare ricorsi amministrativi al TAR, e vi garantisco che nelle pieghe dell'attività quotidiana della pubblica amministrazione il confine tra legittimo e illegittimo non è mai, cioè non è sempre così netto, cioè c'è sempre un'attività interpretativa, un'attività discrezionale. La possibilità di far intuire al giudice amministrativo che l'atto che si sta difendendo in quel momento può magari arrivare ad essere per alcuni versi irregolare, può arrivare a conclusioni, interpretazioni anche piuttosto estreme, ma è fondato sul principio di ragionevolezza, è determinante. Cioè stabilisce la differenza a volte tra una sentenza di rigetto di un ricorso amministrativo e una sentenza di accoglimento, e quindi tra la valutazione di come dire, legittimità di un atto e la valutazione di illegittimità di un atto. Le figure di eccesso di potere, dicevo prima, l'illegittimità degli atti che vengono censurate e condannate dal Tribunale Amministrativo Regionale sono sostanzialmente la violazione di legge e l'eccesso di potere. L'eccesso di potere è una figura all'interno del quale ci stanno tante figure sintomatiche, la motivazione insufficiente, tutta una serie di... L'eccesso di potere è quasi sempre esplicitazione di una irragionevolezza, cioè quando l'ente pubblico non coglie, perché la ragionevolezza poi è il senso del caso concreto, cioè è come dire, è quello che ti permette di non essere un erogatore a gettone di provvedimenti amministrativi, ma che ti permette di ponderare il reale per raggiungere davvero l'interesse pubblico. Principio di economicità, qui vado un po' più veloce, il conseguimento degli obiettivi legislativamente stabiliti deve avvenire con il minor dispendio di risorse personali e finanziarie e di passaggi procedurali, quindi economicità non soltanto dal punto di vista finanziario, personali, finanziarie e di passaggi, quindi io devo cercare di non consumare le mie risorse. Minor dispendio vuol dire che se io non applico questo principio e sono pubblico dipendente ho un maggior dispendio. Se il maggior dispendio si tramuta in un impoverimento patrimoniale, io sono responsabile e quella differenza si chiama danno erariale. Ne rispondo, tanto per anticipare i temi, la responsabilità erariale è personale, non è organica, non è strutturale. Cioè il pubblico dipendente che determina un danno erariale ne risponde personalmente, perché risponde allo stato dell'impoverimento che ha determinato. Efficacia e efficienza. Efficacia richiama la primarietà del conseguimento dei risultati, cioè un ente pubblico è efficace quando raggiunge i propri risultati. È efficiente quando ha un corretto rapporto tra mezzi impiegati e obiettivi conseguiti. Le due cose non coincidono necessariamente. Si può essere spendaccioni molto efficaci, si può essere molto efficienti ma avere poche risorse e non essere efficaci. Però insomma, questo è il senso delle cose. Principio di pubblicità, ce ne sono ancora pochini, poi abbiamo finito i principi. Principio di pubblicità. Il principio di pubblicità, che non è il principio di trasparenza, vediamo poi le differenze, è il principio che impone che l'attività amministrativa sia conoscibile dall'esterno e che le pubbliche amministrazioni mettano a disposizione le proprie informazioni a chi ha un interesse qualificato, per carità di Dio. Però si contrappone il principio di segretezza e si collega con il diritto di accesso agli atti. Ora, il principio di pubblicità è fondamentale perché è quello che descrive anche, come dire, il cambiamento che nel tempo si è determinato nella concezione della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione non è cosa dei pubblici dipendenti, cioè non è un circuito interno impenetrabile
con dei procedimenti al termine dei quali il pubblico dipendente graziosamente elargisce la propria autorizzazione o meno. Io parlo così, ma poi in realtà difendo stazioni appaltanti e gli enti pubblici in genere, quindi non è un... Però è un percorso che è stato fatto. Tendenzialmente tutto quello che succede, come tutto quello che succede nei tribunali è tendenzialmente pubblico, salve le eccezioni che stabiliscono quando invece non debba esserlo, tutto quello che succede nell'ambito della pubblica amministrazione è tendenzialmente pubblico. E questo fonda il diritto all'accesso agli atti. Tanto per intenderci, nel diritto di accesso agli atti c'è un subprocedimento che viene attivato di verifica, con il controinteressato, cioè se io voglio accedere al fascicolo di Tizio, lo chiedo al comune, dico perché, e il comune sente Tizio e gli dice: guarda, c'è Caio che vuole sapere tutto di te sul tuo procedimento. In linea di massima, il comune in questo modo, questo perché è la portata del principio di pubblicità, non sta chiedendo il permesso al controinteressato. Non gli sta dicendo: lui vuol vedere il tuo fascicolo, glielo faccio vedere. No, gli sta dicendo: un soggetto che ha un interesse qualificato vuole accedere al tuo fascicolo, io glielo faccio vedere. Siccome la legge prevede che ci sono casi eccezionali in cui questo non è possibile, perché ci sono alcune informazioni particolarmente gravi che possono creare problema dal punto di vista dell'ordinamento nazionale, della difesa. Ecco, se per caso ci sono alcune di questi accadimenti che ti riguardano, dimmelo che io oppongo il segreto. Ma tendenzialmente la regola generale è dell'accessibilità alle pubbliche informazioni. Il procedimento è un palazzo di vetro nel quale è necessario e possibile che si veda tutto, perché quello che viene gestito è l'interesse pubblico, non è l'interesse particolare del singolo ente pubblico. È chiaro? Principio di trasparenza. La trasparenza è il modo in cui la pubblica amministrazione mette a disposizione le informazioni, alcune attraverso un'istanza, alcune no, nel senso che la pubblica amministrazione su una serie di procedimenti, anche senza istanze, è tenuta a rendere pubblico, adesso poi con la telematica, con internet è molto più semplice, a rendere pubblico una serie di passaggi procedurali, tendenzialmente alla fine, quando il provvedimento è stato assunto, ma è tenuto a spiegare, a rendere conto pubblicamente di come ha gestito quell'interesse pubblico. La delibera di aggiudicazione di un appalto pubblico di una stazione appaltante deve essere pubblicata sul sito della stazione appaltante. Ci sono procedimenti che suppongono un numero di cointeressati particolarmente ampio e allora passa attraverso la pubblicazione sull'albo pretorio, la pubblicazione su un quotidiano, cioè i decreti di esproprio, quando ci sono una quantità di soggetti che possono essere interessati, vengono pubblicati su un quotidiano locale. Cioè, ci sono la trasparenza, che è il passaggio per l'appunto di conoscenza della pubblica amministrazione al cittadino, all'impresa o anche ad altre pubbliche amministrazioni, costituisce lo stadio finale dei modelli. Cioè, il primo stadio, quello in cui costantemente operava la pubblica amministrazione qualche decennio fa, era quello del segreto. La pubblicità è la messa a disposizione, la trasparenza è il passaggio reale di conoscenza, anche tra pubbliche amministrazioni. Una delle cose che dice la 241 è che la pubblica amministrazione è sostanzialmente una. Se io devo dichiarare ad una pubblica amministrazione un dato che mi riguarda, che sia in possesso di un'altra pubblica amministrazione, perché questo è un problema di trasparenza, non è un problema mio, è il problema della modalità con cui le due pubbliche amministrazioni si devono trasferire il dato che mi riguarda. Questi sono i principi di origine comunitaria, che vengono dalla Carta di Nizza, che poi nel 2007, con il Trattato di Lisbona, è diventata a tutti gli effetti un trattato, quindi questi principi si applicano, non hanno bisogno di leggi, non è una direttiva, e che sono più o meno quelli che vi ho detto, insomma, con qualche, come dire, caratterizzazione rispetto agli ambiti nei quali sono maturati. E la Corte di Giustizia Europea, che è la Corte che valuta della, come dire, legittimità degli interventi normativi dei singoli Stati membri rispetto ai contenuti dei trattati, e più o meno sono quelli che ho detto. Il principio di precauzione è un principio che si è sviluppato nell'ambito del diritto ambientale e che è stato introdotto adesso anche dal nostro codice dell'ambiente.
La 241, abbiamo visto prima i principi, il primo comma lo do per letto, la pubblica amministrazione secondo, 1 bis, nell'adozione di atti di natura non autoritativi agisce secondo le norme di diritto privato, quello che dicevo prima, quando la pubblica amministrazione fa il privato, fa il privato. E quindi se ha una risoluzione contrattuale in danno, paga l'esarcimento del danno. Oppure se deve pagare una somma di denaro per una fornitura, paga la somma di denaro per la fornitura. Esistono i decreti ingiuntivi, esistono, è oggetto di esecuzione, eccetera, eccetera. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma primo, con un livello di garanzia non inferiore a quello che sono tenute le pubbliche amministrazioni. E la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. Cioè, dice la 241, che è una legge che si applica principalmente alle amministrazioni statali, ma che poi in realtà sull'80% del contenuto si applica anche alle amministrazioni locali per una serie di passaggi che sono previsti dall'articolo 29, che non sto a dirvi perché altrimenti allungheremo un po' troppo la cosa. Però la pubblica amministrazione dice: questo è lo schema con cui tu adotti un atto amministrativo, non puoi deviare, non puoi aggravare la posizione del privato se non per ragioni straordinarie e motivate. Nella pubblica amministrazione, nell'atto amministrativo, l'adozione dell'atto amministrativo viene innanzitutto data una data certa all'avvio del procedimento, cioè viene formalizzato, questo non è una banalità. Dare una data certa in un ambito formale ad un provvedimento vuol dire che tutti i termini poi si misurano rispetto a questa data certa. Vuol dire che il procedimento non è che c'è o non c'è, c'è perché è iniziato il tal giorno, vedremo, ha il tal responsabile unico, è soggetto alla tal procedura, passa attraverso una conferenza di servizi e se non passa entro una conferenza di servizi tendenzialmente entro 30 giorni si deve chiudere. Quindi queste formalizzazioni sono in realtà formalizzazioni a tutela della parte debole nel rapporto pubblico-privato. E quindi la norma precisa quali sono le comunicazioni, le informazioni che devono essere date, che devono essere oggetto di comunicazione. L'amministrazione precedente, l'oggetto del procedimento, i termini entro cui si deve... Ecco, quanto ai termini... I procedimenti amministrativi, non esiste un procedimento amministrativo che non abbia un termine previsto dalla legge. Cioè, a me è capitato poi nella prassi, io ho fatto una conferenza di servizi che è durata 4 anni e che ha avuto 11 sedute di conferenza di servizi. Quindi, però quella conferenza di servizi un termine ce l'aveva, era un termine a favore della parte istante che non ha ritenuto di agire, però erano 180 giorni. Non esiste un procedimento che non abbia un termine. Tendenzialmente, se non ha un termine, ce l'ha il termine, proprio dice la 241, 30 giorni da quella comunicazione di cui parlavamo prima, che è opportuno che venga inviata per questa ragione. Per legge è possibile che procedimenti più complessi, con decreto del Presidente della Conferenza del Consiglio dei Ministri, si attribuiscono termini di 90 fino a 180 giorni. Se sono più di 90 arrivano 180, ci vuole anche la partecipazione del Ministero, della pubblica amministrazione, eccetera, eccetera. Insomma, ci sono delle procedure che però arrivano a stabilire che anche nei casi più complessi è necessario avere questo tipo di atteggiamento. In caso di ritardo, la 241 prevede risarcimento del danno e indennizzo, che sono due cose diverse. Il risarcimento del danno deve essere richiesto avanti al giudice e impone a colui che ha subito il danno di provare il danno. L'indennizzo in genere è un ristoro parziale che viene attribuito all'istante sulla base di un atto normativo, di un regolamento, di una legge che stabilisce quali sono le condizioni formali per poter accedere all'indennizzo, che non esclude il diritto al risarcimento del danno, ma nel caso poi di risarcimento lo diminuisce nella quota e nella proporzione percepita. Ecco, nei provvedimenti assunti in ritardo bisognerebbe scrivere che sono in ritardo. Cioè bisognerebbe scrivere: io questo provvedimento te lo devo dare entro 30 giorni, te l'ho dato entro 35, sappi che se vuoi per questi 5 giorni potresti chiedermi il risarcimento del danno. Questo è un articolato di legge, non è la relazione sulla pubblica amministrazione. Cioè. Quando c'è un procedimento istanza di parte, adesso vado veloce poi magari le slide ve le leggete, quando c'è un procedimento istanza di parte, tranne che in alcuni casi particolari, insomma diamo la regola generale, e la pubblica amministrazione dopo un po', nell'ambito dei 30 giorni, dei 90, dei 180, di quelli che sono, decide che no, non va bene, non ti do l'autorizzazione, non ti concedo,
diciamo che ti respingo la domanda. Non può, nel senso non può farlo così, non può respingere la domanda e basta. Deve attivare una procedura prevista dall'articolo 10 bis che dice: guarda, ti mando una comunicazione formale con una raccomandata, con una PEC, e ti dico che ho intenzione, per questi motivi, di respingerti la domanda. Sei d'accordo? Il soggetto ha tendenzialmente 10 giorni, termine ordinatorio, vuol dire che in 10 giorni, ma se poi arriva all'undicesimo va bene uguale, ha 10 giorni di tempo per spiegarti perché non è d'accordo. Ora, da questa interlocuzione nasce un provvedimento: o la pubblica amministrazione si fa convincere del fatto che non ci siano gli estremi per respingere la domanda e allora accoglie le osservazioni, o la pubblica amministrazione stabilisce che non è d'accordo con il privato. Allora nel provvedimento di rigetto dell'istanza deve spiegare perché non è d'accordo, e se non spiega perché non è d'accordo, il provvedimento è illegittimo per difetto di motivazione, eccesso di potere. O se lo spiega male, violazione di legge, eccesso di potere. Se la pubblica amministrazione ti dà 10 giorni di tempo, poi ce ne mette altri 40 per decidere, a parte il ritardo, altri 40 per decidere, in questi 40 tu hai comunque il diritto di formulare le osservazioni. Quando io dicevo prima, il termine non è perentorio. Se tu mandi le osservazioni, se il privato manda le osservazioni prima che venga adottato il provvedimento, la pubblica amministrazione è costretta a tenerne conto e quindi a dirti: non va bene quello che mi hai scritto, non te la do la licenza di caccia, perché hai un casellario penale che fa paura, e quindi zero. Per dire, motivazione del provvedimento, altro articolazione, un principio quasi, insomma, voglio dire, ogni provvedimento, non i provvedimenti più importanti, no, ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi e il personale, deve essere motivato. Salvo che nell'ipotesi prevista al comma 2, e vediamo dopo che si tratta degli atti normativi, degli atti generali, ma gli atti amministrativi tutti devono essere motivati. Cos'è? La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le regole giuridiche. La motivazione è tecnicamente l'iter logico-giuridico che sorregge l'adozione di un provvedimento. Questo iter deve essere esplicitato in modo chiaro. Cioè, uno deve capire perché è arrivato secondo in una gara, perché non gli danno la licenza di caccia, perché o perché gliela danno. Tutti gli altri devono poter capire perché è stato aggiudicatario di una gara d'appalto, perché ha ricevuto. La motivazione è una richiesta per gli atti generali. Se le ragioni, se è una motivazione per relazione, se faccio riferimento ad un altro documento, io sono un'impresa, chiedo l'AIA, cioè l'autorizzazione integrata ambientale per poter operare, l'AIA si poggia su una relazione dell'ARPA, io posso dire: l'AIA te la do, non te la do, te le do queste condizioni, perché c'è la relazione dell'ARPA. Poi la relazione dell'ARPA l'allego al provvedimento e diventa parte integrante del provvedimento. In ogni atto notificato al destinatario deve essere indicato il termine e l'autorità. Il responsabile del procedimento, io qui andrei velocemente. Il responsabile del procedimento, per ciascun procedimento è necessario che ci sia una persona con un nome ed un cognome che rispondano della gestione del procedimento. Tendenzialmente ci sono dei meccanismi che la 241 prevede che sono automatici, cioè se nessuno è indicato come responsabile del procedimento, tendenzialmente il direttore generale è ritenuto per legge responsabile del procedimento, altrimenti negli atti troverete il responsabile del procedimento e il dottor Tizio e Caio. Conflitto di interessi: il responsabile del procedimento titolare degli uffici competenti ad adottare i pareri e le valutazioni tecniche, in caso di conflitto di interessi segnala ogni situazione di conflitto anche potenziale. Quindi c'è un onere di segnalazione, cioè il pubblico amministratore non può dire di non essersene accorto. Io sotto ho messo la norma che è prevista sul conflitto degli interessi nel codice degli appalti, che è forse un'estremizzazione, cioè il conflitto di interessi è evidentemente un punto sensibilissimo e la 241 ha questo punto di equilibrio, direi, particolarmente opportuno. Addirittura in materia di appalti si dice, l'articolo 42, quindi non le linee guida dell'ANAC, proprio un articolo di legge, che in qualsiasi modo risulterà direttamente, il pubblico funzionario direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza.
che può essere percepito. La percezione è un concetto valvola che va interpretato. Quindi, però questo dà il senso storicamente di come il problema dell'interesse pubblico, della moralità nella gestione degli affari, del principio di legalità, del principio di della moralità nella gestione dell'ente pubblico aumenta esponenzialmente. La 241 prevede anche la conferenza dei servizi. Cos'è? È un modulo procedimentale organizzativo suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali e nel contempo un esame congiunto dei molteplici interessi pubblici coinvolti, senza che ciò comporti alcuna modificazione o sottrazione di competenze. Ciascun rappresentante o partecipante alla conferenza imputa gli effetti giuridici degli atti. Cosa succede? Che ci sono procedimenti nei quali sono coinvolti 4 direzioni regionali, un dipendente comunale, i vigili del fuoco, la ST adesso si chiama, una serie di uffici pubblici. Il procedimento è uno e quindi l'ente procedente si fa carico di stabilire che ad un tavolo, in un certo giorno, con termini certi, che sono tendenzialmente termini tra i 5 giorni per la convocazione, i 15 per l'ottenimento dei pareri, per la richiesta di chiarimenti, i 45 per l'espressione dei pareri, ci siano tutte le parti pubbliche, in modo tale che uno non debba andare, come dire, a fare la coda o attivare un procedimento diverso per ciascun ente pubblico. Le conferenze e i servizi ce ne sono di diverse, con tempi diversi, però tendenzialmente 45 giorni è il tempo che la legge prevede per l'espressione del parere, con delle conseguenze che sono connesse al fatto che il funzionario pubblico o l'ente rappresentato non si presenti alla conferenza di servizio, perché in questo caso è implicito l'assenso dell'ente pubblico al procedimento. Questo con la sola eccezione di alcuni ambiti particolari in materia ambientale, insomma, però io poi vi do i riferimenti, la legge poi è abbastanza precisa. Silenzio assenso, la regola generale è che nei procedimenti di stanza di parte, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato nel termine in cui il procedimento deve essere condotto a termine o non procede con l'indizione della conferenza dei servizi perché ci sono problemi più complessi da gestire, è possibile dedurre che il silenzio vale assenso. In questi altri casi invece è esplicitamente, normativamente no, il silenzio può essere un silenzio assenso, in alcuni casi il silenzio è un silenzio dissenso e in altri casi, previsti dalla legge, il silenzio è devolutivo, cioè io sto zitto perché deve decidere un ente pubblico che mi è superiore in grado. L'efficacia e l'esecutività degli atti, l'atto normativo è immediatamente produttivo di effetti, quindi è immediatamente efficace. Può essere esecutivo, nel senso che tendenzialmente esecutivo, l'ente pubblico lo può mettere, può cercare di ottenere il risultato indicato nel provvedimento e se la controparte non è d'accordo può andare da un giudice per ottenere che il giudice condanni la parte privata al contenuto del provvedimento. A volte, però in casi solo limitati previsti dalla legge, è anche esecutorio, cioè in alcuni casi ci sono provvedimenti, non so, quando ci sono gli espropri, i provvedimenti ablatori con cui io prendo la proprietà che mi serve per un'opera pubblica, in alcuni casi io non ho bisogno di andare dal giudice, il provvedimento trasferisce la proprietà, cioè determina già gli effetti. Quando un provvedimento deve essere tolto di mezzo, ci sono 2-3 strumenti fondamentali. La revoca è, come dire, il modo per togliere di mezzo uno strumento senza colpa dell'amministrazione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione di interesse pubblico originario. Faccio il provvedimento, succede qualcosa che rende quel provvedimento non più coerente con l'interesse pubblico, lo revoco. Perché? Ma non dipende da me. Io il provvedimento, nel momento in cui l'ho adottato legittimamente. Di seguito, quello che è successo ha determinato la necessità di eliminare quel provvedimento. E ripeto, perché è successo qualche cosa che tipicamente è cambiata una norma, tipicamente è cambiato, sono cambiate alcune circostanze, insomma, non ci sono più gli elementi che... E quindi, anche qui, bilanciando gli interessi, perché ci sono casi in cui il provvedimento
ormai adottato ha prodotto effetti che non sono più in alcun modo, non è più possibile rimuovere. E vabbè, qui poi, però il senso è che la revoca è l'atto per cui in tempo utile io agisco in questo modo. Ed è l'esercizio del cosiddetto potere di autotutela, cioè il pubblico dipendente, la pubblica amministrazione può autotutelarsi eliminando delle illegittimità prima che queste producano degli effetti deteriori, prima che qualcuno sulla base di questa nuova illegittimità mi chieda un risarcimento del danno e mi costringa a fare, a sopportare una lesione maggiore. L'annullabilità, che può essere d'ufficio o giudiziale, è un po' diversa, perché qui il provvedimento è illegittimo. Il provvedimento nasce illegittimo perché io ho fatto una cattiva valutazione degli interessi, ho fatto una cattiva valutazione della legge applicabile, non ho commesso un errore. In questo caso la pubblica amministrazione può annullare l'atto, non revocarlo, dichiarando l'errore fatto e quindi esponendosi poi a tutte le conseguenze risarcitorie, magari anche perché non ci sono ancora conseguenze, che abbiano, non ci sono ancora prodotti effetti di questo genere. O se non lo fa, il privato cittadino, prima dicevamo principio di sindacabilità degli atti, principio di tutela, di azionabilità degli interessi, può andare al TAR, può andare al Presidente, può utilizzare gli strumenti giurisdizionali o giustiziali presenti e fare in modo che il giudice tolga di mezzo l'atto amministrativo. Questo si fa con un ricorso amministrativo. Gli atti amministrativi sono sempre tutti impugnabili, tendenzialmente l'illegittimità amministrativa è una forma di illiceità debole, nel senso che il termine di decadenza per ottenere l'annullamento giudiziale con un ricorso amministrativo è tendenzialmente 60 giorni, 60 giorni avanti al TAR, 120 giorni, quindi altri 60 se ci si rivolge al Presidente della Repubblica con un ricorso giustiziale, quindi non giudiziale, con un ricorso che viene presentato straordinario e che viene valutato poi in sede ministeriale, quindi 60 o 120 giorni. Per alcune materie, tra cui gli appalti, i termini sono dimidiati, quindi l'aggiudicazione di un appalto illegittima è impugnabile nei 30 giorni dal momento in cui chi ha subito la lesione ha la possibilità di conoscere dell'ingiusta lesione che ha subito. Il 31esimo giorno, in assenza di un atto di ricorso, l'aggiudicazione definitiva illegittima si consolida ed è inattaccabile. Se io vado al TAR dicendo è stato affidato direttamente un appalto pubblico che avrebbe dovuto essere affidato con gara in violazione del codice degli appalti il 31esimo giorno, il TAR mi dice peccato. E a questo punto la palla torna poi alla pubblica amministrazione, che dovrà spiegare magari alla Corte dei Conti perché ha speso di più invece che di meno, perché poi ci sono livelli diversi. Quindi tendenzialmente l'annullabilità è di questo. La nullità è ancora più radicale. Il procedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, cioè che è fatto da chi non doveva farlo, che è stato adottato in violazione dell'illusione del giudicato, c'è una sentenza che dice che la pubblica amministrazione deve fare quella cosa lì e la pubblica amministrazione fa il contrario, e questo peraltro origina una responsabilità di tipo penale, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge, a pena di nullità, nella formazione dell'atto, l'atto è nullo, non è mai esistito. Mentre l'annullabilità stabilisce che non esiste dal momento in cui dichiaro che l'atto è annullato, l'atto nullo è sempre stato nullo, non è mai esistito, e questo pone problemi diversi perché l'atto nullo può essere contestato in qualsiasi momento. Accesso agli atti, diritto di accesso e il diritto degli interessati a prendere visione e estrarre copia dei documenti. Se uno chiede l'esercizio di poter esercitare l'accesso agli atti, non si può sentir dire dalla pubblica amministrazione beh, ti faccio vedere ma non posso farti la fotocopia. Dal 2005, da quando c'è stata la prima correzione alla 241, il diritto di accesso è diritto di estrazione copia e di visione. Gli interessati sono i soggetti che possono accedere a un fascicolo, che devono esplicitare una ragione di interesse qualificata, cioè devono dire perché sono interessati a quel tipo di procedimento. I controinteressati sono quelli che subiscono una lesione e sono sempre interessati ad accedere al fascicolo dall'adozione del provvedimento di cui si discute,
e le altre due definizioni sono abbastanza scontate. Questa ve la lascio, nel senso che spiega un po' in che modo viene esercitato l'accesso agli atti. Quando, vi dico l'ultima cosa sull'accesso, quando si forma un'istanza accesso agli atti non è consentito fare istanze esplorative. Se voglio, se dubito che ci sia una illegittimità nella gestione, nel rilascio di un permesso a costruire, ma non so bene da chi, in una zona, su un terreno, non è che posso andare al comune e dire mi fai vedere tutti i permessi a costruire. Cioè, questa è un'istanza esplorativa, bisogna essere precisi nell'indicare il procedimento, le ragioni per le quali si chiede di accedere agli atti, qual è la lesione se c'è che nasce da questo provvedimento, quali sono le condizioni. Io, visto che sono già le 8, salterei, se per voi va bene, qui, ecco, salterei alla fase delle responsabilità che ho già accennato e così completo. Nella parte che ho saltato troverete l'organizzazione dell'ente pubblico più frequente, che è più vicino alla gente, che è il comune, e quindi come è organizzato, quali sono gli organi, il consiglio comunale, la giunta comunale, che competenze hanno, che attribuzioni hanno, cosa fa il direttore generale, cosa fa il segretario generale, perché non ci sono più le province, perché siccome le province non ci sono più è possibile che la finanziaria destini per l'anno prossimo 250 milioni alle province, che poi forse ci sono ancora. Esatto. E quindi tutta questa parte la potete vedere lì, però sarebbe una parte che ci porterebbe via un po' di tempo. Concluderei questa cosa e poi farei due parole su quel con i tempi come sono, scusate. Va bene così? Sono chiaro o c'è qualche dubbio nelle cose che ho detto? Allora, qua comincia la parte divertente, perché fin qui abbiamo visto un po' la fisiologia della cosa, adesso si vede la patologia, insomma, quando le cose non vanno bene. Articolo 28 della Costituzione, già visto, principio di responsabilità, dice che i funzionari dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, pregiurisdizioni già subito, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. Cioè l'ente pubblico, cioè il funzionario è responsabile, ma è responsabile anche l'ente pubblico. È responsabile anche l'ente pubblico perché magari il privato non ha la possibilità di riparare il danno, perché talvolta si parla di riparazione del danno. Le responsabilità di cui parliamo sono la responsabilità civile tende ad ottenere da parte di chi abbia posto in essere delle condotte lesive, ingiustamente lesive, il risarcimento del danno, che come sapete, o se non lo sapete, che come imparerete questa sera, può essere o in forma specifica, cioè o la restituzione del bene della vita, come dicono i giuristi, che viene compromesso. Sono arrivato secondo, ho perso la giudicazione, chiedo risarcimento in forma specifica, cioè tu togli, cancelli la giudicazione al primo e mi dai la giudicazione, la dai a me. Questo risarcimento in forma specifica, io volevo quello partecipando alla procedura, non l'ho ottenuto e ottengo quello. Oppure risarcimento quando non è possibile che sia ottenuto in forma specifica o quando il soggetto leso preferisce, viene ottenuto per equivalente, cioè economicamente. Si dà un prezzo al mio disagio, si dà un prezzo al mio pregiudizio, al mio danno e mi viene rifuso il prezzo, quindi in questo modo. Un soggetto che eserciti funzioni pubbliche e che, lo ripeto, sia un pubblico dipendente, non sia un pubblico, sia un pubblico incaricato, sia un agente contabile, sia un soggetto di qualsiasi natura che esercita una funzione pubblica, e quindi tipicamente il medico ospedaliero che sbagli in un ospedale pubblico una operazione e crei un danno, il consigliere comunale privatissimo che si trova in un consiglio comunale a votare una delibera
che non condivide, e alcuni dicono anche ad astenersi, che non condivide e che crea un danno all'ente comunale, perché magari poi sanno una situazione per cui uno immagina che politicamente sia meglio quello che nulla. L'ingegnere che faccia parte di una commissione tecnica, insomma, chiunque eserciti una pubblica funzione, quando pone in essere la propria prestazione, esercita la funzione pubblica, risponde in questi 4-5 ambiti disciplinari. Responsabilità civile, abbiamo detto, la responsabilità civile può essere o contrattuale o extracontrattuale. La responsabilità sanitaria, la responsabilità dei medici negli ospedali pubblici è contrattuale, perché il medico, perché la prestazione viene erogata in base ad un contratto che è il contratto di un contratto atipico creato dalla giurisprudenza, che è il contratto di prestazione sanitaria, il contratto sanitario. O per una responsabilità extracontrattuale, cioè non c'è un contratto, ma l'atto è illecito, costituisce un fatto illecito e quindi genera un danno, o per una responsabilità contrattuale, quando la pubblica amministrazione tratta la definizione di un contratto, in quella fase può commettere degli atti in malafede che determinano un danno. Allora, la responsabilità civile prevede l'accertamento di 3-4 componenti. La prima è l'illecito, nella responsabilità extracontrattuale è il fatto illecito, nella responsabilità contrattuale è l'inadempimento. La seconda cosa che viene accertata è il danno. Io posso commettere un fatto illecito che non produce danno e non ho nulla da risarcire. Il danno è il pregiudizio ad un terzo. Il pregiudizio deve essere ingiusto. Nel contratto è ingiusto perché io ho contrattualizzato un'altra prestazione. Nel fatto illecito devo stabilire che quello che è successo non corrisponde al diritto, cioè non è giusto. Il terzo elemento che io devo accertare è il nesso di causa tra la condotta e il danno. Il quarto sarebbe la colpa, ma nel caso del pubblico impiego la colpa è insita nella violazione di legge e quindi, come dire, è già considerata. Se io accerto che un atto amministrativo è illecito, non rispetta la legge, è illecito, non rispetta la legge, produce un danno e tra il danno e la condotta illecita c'è un nesso di causa, c'è un nesso eziologico, quella condotta ha prodotto quel danno. Senza quella condotta non si sarebbe prodotto quel danno. Faccio un'operazione, la sbaglio e il paziente muore. Allora c'è il danno, c'è il nesso di causa. Faccio un'operazione, la sbaglio, ma il paziente sta meglio di prima, guarisce, non c'è danno. Allora, quando questi elementi sono accertati, il funzionario pubblico, rectius, la pubblica amministrazione, risponde è tenuta a risarcire il danno civilmente. Il giudice di questo accertamento è il tribunale ordinario, è il giudice civile. Responsabilità penale, io non sono penalista, però ci sono una serie di condotte che, se violate, oltre ad originare una responsabilità di altro genere, determina anche una responsabilità penale. La responsabilità penale è tassativa, cioè i reati sono previsti nel codice penale e sono quelli, e prevede in un capo del codice penale una serie di reati detti reati propri che suppongono la qualità di esercizio della pubblica funzione. Il reato di corruzione, il reato di concussione, il reato di abuso d'ufficio, il reato di... perché... l'hanno penalizzato, giusto? E il reato di peculato, questo c'è ancora. Il reato di... ci sono tutta una serie di reati che colpiscono condotte irrilevanti giuridicamente se poste in essere da privati. Rilevanti, se io sono un privato e mi faccio pagare per dare una commessa, posso essere, come dire, sleale nei confronti del mio datore di lavoro, ma non commetto un reato in senso stretto. In realtà adesso poi c'è anche un disegno di legge che copre la corruzione privata, però sostanzialmente, se però sono un pubblico dipendente, il reato è quello di corruzione. Ecco, queste sono condotte penali che vengono accertate dal giudice penale. Io sto definendo ambiti giurisdizionali autonomi,
Cioè, quello che viene deciso in un ambito non è detto che valga anche nell'altro. Io posso essere ritenuto responsabile del decesso di una persona che è morta sul mio tavolo operatorio e il giudice penale può stabilire che non ci sono gli estremi per ritenermi penalmente responsabile di quella morte, oppure il contrario. Terza, la responsabilità amministrativa nella sua forma, come dire, ci sono una serie di norme amministrative che pongono delle sanzioni amministrative nel caso di mancato rispetto del diritto accesso agli atti, mi sembra ci sono delle sanzioni. Qui è la forma come dire, forse meno rilevante, però diciamo che ci sono alcune prescrizioni amministrative che sono coperte da sanzioni amministrative. E qui poi tendenzialmente il giudice amministrativo, l'autorità giudiziaria amministrativa che se ne occupa, ma non solo. Responsabilità disciplinare, come in tutti i contesti, come dire, professionali e lavorativi, il pubblico dipendente, questo è riferito esclusivamente a chi aveva un rapporto contrattuale, abbia un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, ponendo in essere queste condotte, può anche essere soggetto ad un procedimento di tipo disciplinare. E l'ultima, la responsabilità erariale. La responsabilità erariale, di cui parleremo adesso in qualche minuto, è la responsabilità per l'impoverimento del patrimonio dello Stato. Cioè, queste condotte possono avere generato, tendenzialmente la responsabilità civile genera un danno al terzo, che è un privato. La responsabilità penale può o può non aver determinato un danno economico, ma la responsabilità erariale interviene quando la condotta del pubblico dipendente determina un danno erariale, un impoverimento del patrimonio dello Stato. La responsabilità amministrativa erariale è la responsabilità in cui incorre il funzionario impiegato che per l'inosservanza dolosa o colposa dei suoi obblighi di servizio abbia cagionato alla pubblica amministrazione un pregiudizio che quindi è obbligato a risarcire. Sono un medico ospedaliero, faccio quello che faccio e l'ospedale da cui dipendo risarcisce con 150.000 euro il mio danno alla famiglia del terzo. Questo è un danno che io ho fatto a un terzo. È un danno che potrebbe non incidere sul patrimonio erariale, ma nel momento in cui l'ospedale versa una somma al terzo, si priva di 150.000 euro. Il terzo cita in giudizio l'azienda ospedaliera. Ma l'azienda ospedaliera, allora, tutti gli enti pubblici per obbligo di legge sono tenuti a trasmettere alla Corte dei Conti le sentenze di condanna di primo grado in sede civile, di condanna risarcitoria e gli atti di transazione a definizione di un contenzioso. Perché la Corte dei Conti valuti se la provvista necessaria a risarcire il danno piuttosto che a colmare la transazione possa essere imputabile ad una condotta negligente del dipendente pubblico che ha determinato l'impoverimento. La responsabilità contratta si configura a carico dei cosiddetti agenti contabili, ovvero dei funzionari incaricati a qualsiasi titolo di versamento e esecuzione interessata e comunque abilitati al maneggio di denaro pubblico, quello che dicevo prima. Non è necessario che uno sia un dipendente pubblico. Il giudizio accertamento della responsabilità erariale è autonomo. Io posso, quando c'è un giudizio risarcitorio, prima che stabilisce che l'ente pubblico debba pagare un risarcimento del danno, questo origina un procedimento giudiziale avanti la Corte dei Conti, non ne determina gli esiti. La Corte dei Conti poi attiva un'attività istruttoria autonoma e chi è responsabile di quel danno ha la possibilità anche nel giudizio avanti la Corte dei Conti di far presenti quali sono gli elementi a proprio favore. Il giudice della responsabilità erariale della Corte dei Conti è il giudice naturale nella materia di contabilità, il PM è l'unico soggetto che può attivare l'azione di responsabilità, ma il PM può ricevere le informazioni anche leggendo un articolo di giornale piuttosto che ricevendola da un ente pubblico che gli segnala il danno erariale. È da notare che l'ente danneggiato, mentre può, anzi deve segnalare i fatti dannosi alla competente procura della Corte dei Conti, un pubblico dipendente che abbia conoscenza di un danno erariale e taccia la circostanza alla Corte dei Conti, facendo sì che si consumi la prescrizione, il danno erariale è un danno extracontrattuale e si prescrive in 5 anni. Chi occulta
un danno erariale, avendo, come dire, nell'esercizio delle proprie funzioni la possibilità di rendersene conto, si rende egli stesso, come dire, responsabile in via autonoma di un diverso danno erariale. No? Il danno erariale si prescrive e la Corte dei Conti va a prendere il direttore generale che dice: ma tu però non me l'hai detto, hai consentito che maturasse la prescrizione. Dicevo, e non può sostituirsi al PM attivando il giudice nei confronti dei presidenti responsabili, e titolare dell'azione il PM è l'unico soggetto che può attivare l'azione di responsabilità, semmai l'ente pubblico può in rivalsa cercare di eliminare il pregiudizio, cioè nel caso della transazione di cui si diceva prima, in caso, caso di malpractice sanitaria, il direttore generale poi può chiedere il conto al singolo medico. Il DAR, andiamo avanti qui, quindi la responsabilità amministrativa è una responsabilità personale limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. La colpa lieve è che determina la risarcibilità del danno dell'illecito civile. Non è sufficiente a determinare la risarcibilità del danno erariale. Nel caso di deliberazioni collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso parere favorevole, ma ci sono pronunce della Corte dei Conti della Lombardia che sostiene che anche l'astensione in taluni casi possa essere significativa. L'articolo 107 del testo unico degli enti locali, al primo e al secondo comma, stabilisce con nettezza la diversa, come dire, responsabilità degli organi tecnici rispetto agli organi politici, le diverse competenze e il fatto che ciascuno è responsabile delle attribuzioni proprie. E se il danno è causato da più persone, la Corte dei Conti è legittimata a valutare l'incidenza della condotta di ciascuno nella determinazione del danno, cioè a ripartire la responsabilità. Questo è, direi che poi chiudo sulla responsabilità. Quindi il danno erariale, per essere rilevante ai fini della responsabilità, deve essere certo. La Corte dei Conti non si attiva per un danno che non si è consumato, si attiva per un danno che è certo, magari futuro, ma certo. Io faccio una transazione e dico che il denaro lo pagherò tra un anno, però l'obbligo giuridico, l'impegno giuridico l'ho assunto subito. Il danno che non sia certo o la condotta illegittima che non produca un danno non è sindacata dalla Corte dei Conti. Che sia attuale deve sussistere al momento della proposizione della domanda, così come al momento della decisione. Che sia effettivo, nel senso che il pregiudizio patrimoniale non deve essere semplicemente ipotetico, anche se può non essere definitivo, e colpisce sia il danno diretto che il danno indiretto. Perché ci sia, deve essere un atto che provenga da una pubblica amministrazione, deve esserci un rapporto di servizio tra l'ente e il danneggiante. L'esistenza di un danno deve essere economicamente valutabile, il danno non valutabile, il danno di immagine quando non ci sono degli elementi oggettivi, il danno reputazionale, in genere sono danni difficili. Voi tenete presente che trattandosi di danno strutturalmente civilistico, l'onere della prova sulla presenza e sull'intensità del danno è di chi ha ricevuto il danno. Cioè, se io agisco civilmente per ottenere il risarcimento del danno, sono gravato dell'onere di provare la sussistenza del danno e l'intensità, il tipo di danno, se economico, se patrimoniale, se non patrimoniale. Non ci sono danni oggettivi che vengono automaticamente. Ci sono danni che semmai è difficile provare, che allora si chiede al giudice di valutare equitativamente. E la natura del danno con le conseguenze dirette e immediate di una condotta dolosa o gravemente colposa posta in essere dal danneggiante. E l'ingiustizia del danno. Io questo, non so, ci sono osservazioni, domande, c'è qualcosa che non è chiaro sul... Chiuderei riferendo di una cosa che forse avete visto o avete letto sui giornali recentemente, e che è una cosa che io ho voluto, di cui avrei voluto adesso, magari ho ancora 10 minuti per chiudere, se non ce la fate più fate dei gesti in modo anche evidente che mi diano l'impressione che, perché è un'esperienza nella quale sono confluite
una serie di, come dire, dimensioni disciplinari diverse. Questa cosa qui ha avuto a che fare con aspetti che riguardavano il codice degli appalti, con aspetti che riguardavano l'urbanistica, con aspetti che riguardavano la sussidiarietà in senso ampio, insomma. Beh, è successo che il giornale di Brescia, dopo il terremoto del 2016, dell'agosto del 2016, abbia indetto una raccolta di fondi, e forse qualcuno ne sa qualcosa, forse avete letto di questa cosa, no? È stata molto pubblicizzata ed è stata una raccolta importante, nel senso che credo che a livello nazionale forse Team abbia fatto una cosa con la quale ha raccolto credo la metà dei soldi che sono stati raccolti soltanto a Brescia. La raccolta nella prima parte ha consentito di raccogliere appunto 1.100.000 euro, adesso sono 1.700.000 euro. Sono tutte donazioni private, fatte, composte da donazioni anche da 10, 15, 150 euro, cioè cose anche banali dal punto di vista economico, magari non per chi le ha date, insomma. Però ha raccolto per questa questione del sisma 1.700.000 euro. E una volta raccolto, la raccolta è stata indetta dall'editoriale bresciana, che è l'editrice del giornale di Brescia, e dalla Fondazione della Comunità Bresciana, che materialmente ha fatto questa operazione. Una volta raccolto si è trattato di capire che cosa fare di questi soldi. Si sono valutate una serie di, coloro che hanno gestito i fondi hanno valutato una serie di, come dire, richieste che provenivano dal territorio, e hanno trovato interessante la domanda che era stata fatta dal comune di Gualdo, in provincia di Macerata, per la ricostruzione della scuola. Gualdo è un comune montano, qui vedete, questa è una strada proprio di Gualdo, il centro storico è tutto così, è stato devastato da questo sisma, ed era un comune nel quale confluivano gli alunni e i ragazzini, i bambini della scuola elementare, anche dei paesi vicini, come succede nei comuni montani, insomma, abitualmente. E la scuola non è venuta giù, la scuola è rimasta in piedi, ma era assolutamente inagibile, era assolutamente pericolante e quindi da demolire sostanzialmente. Guardo un paese dal quale la gente va via, nel senso che per la collocazione che ha è un paese che soffre un problema, come dire, di emigrazione piuttosto evidente. La scuola era un simbolo, la scuola è poi un presidio educativo. È stato pensato che questa cosa qui fosse una combinazione positiva, cioè che si potesse dare i soldi ad una, come dire, intervento di tipo educativo che consentisse di ridare un po' speranza alla gente e che in qualche modo desse anche una prospettiva futura a queste persone e a questa comunità, a tutte queste comunità. E quindi si è deciso, facciamo questa cosa con Gualdo, ed è stata fatta. È stato avvisato il sindaco di Gualdo, e qui il primo problema. Il primo problema è che il sindaco di Gualdo ha detto: guarda, io ho due assessori che se ne vanno in giro a fare le valutazioni di agibilità, non hanno tempo, io non sono in grado di gestire l'appalto. Se noi avessimo donato i soldi sarebbero, così come è successo in altri casi, sarebbero diventati patrimonio comunale, e per la gestione per la costruzione, la demolizione e ricostruzione di una scuola avrebbero dovuto passare attraverso tutta la trafila del codice degli appalti pubblici, della gestione complicata da una procedura attivata dal commissario straordinario per il sisma, che sul territorio di Macerata giustamente ha, come dire, standardizzato e centralizzato tutte le procedure di appalto ricostruttivo. E quindi il sindaco ci ha detto: bello, ma io non riesco ad usarli questi soldi. Allora è successo che abbiamo cercato di capire quali erano le altre possibilità, e ci è venuto in soccorso un istituto previsto dal codice degli appalti, che è l'articolo 20. Il codice degli appalti prevede evidentemente tutte le procedure per l'aggiudicazione di lavori pubblici, oltre che di forniture, di eccetera, eccetera. Stiamo sui lavori pubblici. E
Naturalmente sono procedure complicate, c'è una fase di qualificazione dei soggetti, c'è una fase di gestione delle gare, c'è una fase di esecuzione dei lavori, c'è una fase, è una questione, chi si occupa di lavori pubblici, o vedo qualcuno che ne sa qualcosa, sa che probabilmente non è così semplice, ripeto, complicata poi dalla legislazione di territorio. L'articolo 20, che è stato introdotto per la prima volta nel codice nel decreto legislativo 50, cioè nel 163 questo articolo non c'era, e quindi non si poteva fare questa cosa. Peraltro non si poteva neanche costruire la scuola e poi donarla, perché avremmo dovuto costruire, il Giurale di Brescia avrebbe dovuto, la Fondazione Comunità Bresciana avrebbe dovuto costruire su suolo pubblico, demolire una scuola pubblica, realizzare un'opera pubblica, quindi non era possibile. Per attivare un cantiere pubblico c'è solo un modo, quello di affidare il lavoro con i criteri del codice dei contratti pubblici. L'articolo 20 però ha introdotto questa possibilità. Il presente codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione a sua totale cure e spese e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni di un'opera pubblica o di un sulotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti di programmi urbanistici. Ci sta dicendo, non si applica il codice degli appalti se vuoi fare un'opera pubblica e la vuoi regalare. L'amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire, con indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte, siano rispondenti alla realizzazione di opere pubbliche di cui al comma primo. Tu mi presenti un progetto, io di massima, non un progetto esecutivo, io ente pubblico lo valuto e ti consento di fare questa cosa. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento. Quali sono i vincoli? Primo, fermo restando il rispetto dell'articolo 80, cioè i soggetti che costruiscono questa cosa devono sono soggetti ad una valutazione che è quella degli appalti pubblici, cioè esattamente come per gli appalti pubblici io faccio una valutazione. L'articolo 80 prevede una serie di, come dire, condizioni preclusive all'affidamento di un contratto pubblico. Ho dei precedenti penali in materia di turbativa d'asta, ho, cioè, tutta una serie di cose, ho l'antimafia che non è in regola, problemi. Quindi queste sono fatte salve. E queste sono fatte salve, quindi l'affidatario deve rendere, esattamente come se partecipasse ad una gara pubblica, la dichiarazione di quegli articoli 80 e si sottopone alla valutazione di quel tipo di cose. Poi deve essere previsto nell'ambito di strumenti e programmi urbanistici. Deve essere formulato un progetto di fattibilità tecnico-economica, quindi un progetto di massima, tanto per intenderci sulla, come dire, sui termini che vengono poi utilizzati in materia di enti pubblici. Questo è stato lo strumento che è stato scelto, che è stato proposto al Comune di Gualdo. No, è singolare perché, ripeto, i capitali sono privati. Io faccio un'opera pubblica e trovo uno strumento che mi permette di usare i capitali privati come se fossero privati, dando le garanzie minime che a fronte di un'operazione che non consegue nessun tipo di lucro, che non consegue nessun tipo di utilità, mi consenta di realizzare un'opera pubblica. Su questo articolo 20 interviene peraltro l'ANAC. L'ANAC è l'autorità nazionale anticorruzione, che una volta si chiamava autorità nazionale, autorità di garanzia dei contratti pubblici, e che adesso si chiama in questo modo perché l'emergenza nell'ambito della disciplina degli appalti pubblici, in modo piuttosto evidente, è quella, dal punto di vista del legislatore, di garantire la moralità degli appalti pubblici, tant'è che l'autorità garante si chiama in quel modo. È arrivata l'ANAC sull'articolo 20, ha fatto un proprio parere in cui ha detto: non basta che mi diciate che siete coerenti con l'articolo 80, cioè che avete tutte le carte in regola dal punto di vista morale, della moralità professionale, insomma, dell'antimafia, eccetera. Bisogna anche, siccome le costruzioni pubbliche suppongono una idoneità tecnico-economica garantita da un documento che si chiama SOA, che è una certificazione che viene rilasciata da un ente pubblico e che dice che quel soggetto è in grado di fare, dal punto di vista tecnico ed economico, opere di quell'importo,
voi dovete anche fare in modo, chiunque voglia attivare questo procedimento, deve anche fare in modo di poter verificare la presenza dei requisiti di idoneità tecnica ed economica previsti dal codice. Qui trovate una slide con alcuni, con un parallelo tra proceduralmente che cosa sarebbe successo se avessimo donato i soldi piuttosto che invece utilizzato l'articolo 20, tutti i soggetti che poi sono coinvolti in questa iniziativa, e questo è quello che è successo dal 23 settembre del 2016 in poi. Si è individuata l'opera, le due associazioni, la Fondazione Editoriale Bresciana e la Fondazione della Comunità Bresciana, hanno costituito un soggetto che si chiama Associazione Non Lasciamoli Soli, che ha la titolarità di questo progetto. L'associazione ha chiesto al comune di demolire l'opera, perché poi i fondi consentivano la ricostruzione dell'opera ma non la demolizione. Ha sottoscritto un impegno a donare prima di arrivare alla delibera che era prevista dall'articolo 20, ha inviato la proposta dell'articolo 20 articolando una progettazione di massima a cura offerta gratuitamente dall'Università degli Studi di Brescia, allegando le bozze dei contratti, ha chiesto al comune di ottenere la definizione della conformità urbanistica, perché nel centro storico il PRG, il piano regolatore del comune di Gualdo, non consentiva di intervenire se non attraverso un piano attuativo, e quindi il problema urbanistico è stato gestito dal comune, che ha presentato un piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica per consentire la costruzione di quella scuola, e ha ottenuto dalla regione nel corso del tempo tutte le autorizzazioni, e si è arrivati alla sottoscrizione della convenzione prevista dall'articolo 20, perché noi abbiamo mandato la proposta, il comune l'ha valutata e l'ha approvata in giunta. A questo punto l'associazione si è posta il problema di come scegliere l'esecutore, e partendo dal presupposto che questo tipo di intervento non richiedeva necessariamente l'applicazione del codice degli appalti, cioè noi non dovevamo fare una gara come quella che è descritta e normata all'interno del codice degli appalti per un'opera che è di 1.400.000 euro, quindi è sotto soglia, perché però è sopra la subsoglia individuata dall'ANIAS di 1 milione, quindi è un'opera significativa dal punto di vista costruttivo, con una progettazione esecutiva che anche quella avrebbe dovuto essere oggetto di affidamento, e l'associazione Non Lasciamoli Soli ha deciso di fare una gara privata, cioè di fare una via di mezzo, una gara più gestibile, cioè di fare una consultazione privata articolata come una gara vera e propria prevista dal codice degli appalti, come una struttura bifasica, con un primo avviso pubblico pubblicato su due giornali, uno del giornale di Brescia e uno del giornale delle Marche, in cui si pubblicava il progetto di massima e si indicavano i contorni del quadro economico, e si chiedeva a tutti i soggetti interessati di manifestare la propria volontà, e sono arrivate 4 manifestazioni di interesse. Si è passati poi alla seconda fase della gara, con una lettera di invito ai soggetti interessati, e per espandere in modo ancora più ampio, considerato che il principio di massima partecipazione è un principio fondante del codice degli appalti, quindi una pubblica amministrazione, una stazione appaltante, ha un interesse specifico che ad una gara partecipino in tanti piuttosto che in pochi, perché ha maggior possibilità di scelta. Quindi si è scelto di invitare anche tutte le imprese di Macerata e di Brescia che avessero SOA illimitata in materia costruttiva, cioè che potessero realizzare impianti, costruzioni non senza tetti quantitativi, e ha fatto una procedura di valutazione, cioè nella lettera di invito c'erano dei criteri di valutazione, c'erano gli obiettivi, c'era il quadro economico, c'era tutta una serie di, c'era la richiesta di quei requisiti di idoneità morale, di idoneità economica e tecnica previste dal codice degli appalti, che quindi sono stati valutati come se si trattasse di una gara pubblica, e direi che i soggetti che li hanno valutati hanno per quel pezzettino esercitato una funzione pubblica.
e poi si è aggiudicata la, la costruzione ad una, ad un ATI, ad un'associazione temporanea tra imprese, costituite da un costruttore e da un impiantista della provincia di Brescia, che hanno fatto un'offerta particolarmente interessante dal punto di vista economico. E qui poi, adesso io non so quanti poi conoscano, però anche lì, anche l'offerta è stata valutata dal punto di vista della sua sostenibilità, perché sapete, le offerte economiche troppo interessanti a volte presentano problemi di altro genere in materia di appalti. Però l'operazione è stata fatta in modo professionale, direi. E si è arrivati alla GIP. Quindi si è passati attraverso una proposta di intervento privato con fondi privati. Noi stiamo facendo tutto questo, l'associazione sta facendo tutto questo con fondi privati, non pubblici. Il patrimonio erariale non è intaccato di un centesimo. Con fondi privati c'è stata la proposta di affrontare un problema, io dico di curare, di gestire un interesse pubblico, di affrontare un problema che lo Stato, nella sua, come dire, derivazione ultima, nella sua forma più prossima alla cittadinanza del comune di Gualdo, non era in grado di risolvere, perché non aveva i soldi e perché, pur avendoli, non avrebbe avuto le competenze e la capacità in quel momento, naturalmente, di poterli gestire. E si è quindi arrivati ad una soluzione del privato rispetto ad un problema di interesse pubblico. Qui si tratta di istruzione e di formazione, è una scuola elementare, insomma, sostanzialmente. Anche adesso hanno aggiunto anche le medie. Si è ricostruito nella progettazione, si è stabilito di adottare i principi previsti per gli edifici strategici, cioè si è andati in un regime di sicurezza antisismica particolarmente elaborato. Gli edifici strategici sono quelli che nei comuni, per le qualità costruttive, sono indicati come i posti in cui andare quando ci sono dei fenomeni di questo genere, no? Si va lì perché sono più sicuri degli altri. Quindi è stata costruita la scuola in classe quarta su espressa indicazione del commissario straordinario sul sisma, in modo tale che avesse queste garanzie. Si è costruita una scuola nuova, si è risolto un problema urbanistico attraverso una procedura urbanistica, si è risolto un problema di, come dire, affidamento di lavori pubblici, non erariale, non finanziario, ma di verifica di garanzia dei requisiti di idoneità morale, tecnica e economica. Si è garantita una progettazione adeguata e il 25 di novembre si è arrivati alla posa della prima pietra. E adesso, aperto il cantiere, io credo che adesso il cantiere operativamente dovrebbe aprire al 15 di dicembre, sono previsti 270 giorni, 210 giorni, 7 mesi per la realizzazione di questa scuola, e l'idea è che l'anno prossimo i ragazzi di quel comprensorio possano andare in quel contesto. Io avrei finito.